Grazie di essere qui a questa conferenza stampa che abbiamo organizzato davanti al nostro comitato, grazie a voi, ma grazie soprattutto a Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste, che come dire, ha raccolto con molta cortesia la nostra richiesta ad essere disponibile, ad essere presente qui per questa conferenza stampa, nella quale io, a nome anche delle forze politiche che hanno appoggiato la mia candidatura, sottoscriverò un protocollo poi distribuiremo anche alla stampa e che impegna la prossima amministrazione comunale, nel caso ovviamente quale fossi io il sindaco di Sesto Fiorentino, verso i 10 passi per i rifiuti zero. Quindi noi abbiamo detto, e lo abbiamo detto durante tutta la campagna elettorale, ma a maggior ragione ci è sembrato importante sottolinearlo anche in questi 15 giorni della campagna elettorale per il ballottaggio, anche sulla base delle sollecitazioni che ci sono arrivate da altre forze politiche. Oggi è qui presente alla conferenza stampa Maurizio Percioli, che ringrazio, e che ovviamente nel giorno successivo diciamo ai risultati del primo turno aveva avanzato, a nome anche delle liste e delle forze politiche hanno appoggiato la sua candidatura, una richiesta verso di noi di, come dire, ribadire la nostra posizione sul no all'inceneritore e no all'aeroporto, e anche l'impegno, quello che stiamo facendo adesso, cioè la firma del protocollo verso Zero Waste, verso rifiuti zero, e quindi ci sembrava giusto come dire, ricordarlo in questo momento. Tra l'altro devo dire che su questo tema c'è una sensibilità, un'attenzione in città che si avverte sempre più con forza, una città nella quale si è iniziato da tempo, da anni, a fare un lavoro importante di sensibilizzazione su questi temi. Penso all'attività fatta anche da un'associazione che non si è presentata alle elezioni, ma è un'altra Sesto è possibile, che ha raccolto 4.000 firme nel corso degli ultimi mesi proprio per la richiesta di rimettere in discussione con forza la costruzione dell'inceneritore per politiche diverse sui rifiuti. L'attività ovviamente importante dei comitati e delle mamme non inceneritori, che anche ieri sera in piazza, in una loro ennesima iniziativa di sensibilizzazione e di informazione, hanno rilanciato i loro temi, ovviamente dal loro punto di vista con, voglio dire, neutralità, ma ovviamente ribadendo il loro ruolo di comitato, di associazione, così come immagino ovviamente farà anche Ercolini oggi, Rossano, nel ribadire il suo ruolo ovviamente di presidente di un'associazione, di una fondazione che porta avanti questi temi e che non entra quindi nella contesa della campagna elettorale, ma che hanno fatto un lavoro importante nel corso degli anni e in particolare negli ultimi mesi di sensibilizzazione su questi temi. C'è una cosa importante che è stata ribadita anche ieri all'iniziativa delle mamme non inceneritori in piazza del comune, cioè che il prossimo sindaco, la prossima amministrazione comunale avranno e dovranno avere un ruolo importante su questo tema, sul no all'inceneritore e sul sì alle politiche alternative per la gestione dei rifiuti. Ma che questo non sarà sufficiente, sarà necessario avere dietro all'amministrazione comunale, dietro alla giunta e dietro al sindaco una città, un popolo che su questo tema si sta informando, si è informato, ha maturato una grande sensibilità, una grande attenzione, e quindi ci dovrà essere una guida delle istituzioni che si faccia forza anche della consapevolezza e della sensibilità della battaglia che viene fatta in città e portarla a tutti i livelli istituzionali, perché sappiamo che sarà una battaglia molto difficile. Ci scontreremo ovviamente con un iter autorizzativo per quanto riguarda l'inceneritore che è già in stato avanzato, però l'importanza della politica, quindi del messaggio anche che arriverà con le prossime elezioni, e dell'importanza della battaglia non è secondaria. Guardate anche quello che è successo a Selvapiana, uno dei tre inceneritori previsti nel piano interprovinciale dei rifiuti, l'altro era Testi, a Greve Inchianti, l'altro per l'appunto Case Passerini, due di questi tre sono stati annullati con decisioni politiche. Quindi è evidente come su questo tema si possano aprire dei margini, si possano aprire degli spazi, sia necessario che da parte dell'istituzione del Comune di Sesto ci sia la voglia, la volontà di fare la battaglia fino in fondo, ma che ci sia dietro una città a supportare le proprie istituzioni, perché solo in questo modo si può portare avanti una battaglia importante come questa. Ovviamente insieme al no dobbiamo poi essere capaci di proporre delle politiche che siano virtuose, che siano innovative, ma guardate, innovative fino a un certo punto di vista, perché sono ormai 230 i comuni, leggevo, che hanno aderito e che hanno approvato delibere che portino e che impegnino le proprie amministrazioni con gli obiettivi di rifiuti zero.
e quindi come dire, è una novità fino a un certo punto questa, anche nel panorama italiano e toscano, ma è necessario anche da questo punto di vista che il nostro comune faccia la propria parte. E quindi non è banale e non è una, solo una cosa formale la sottoscrizione di questo protocollo, ma è un impegno preciso per portare avanti una battaglia che sia il no all'inceneritore, sia anche il sì alle politiche alternative, a un'attenzione diversa alle politiche dei rifiuti. Non voglio farla ancora più lunga di così, vorrei lasciare la parola ovviamente al nostro carico ospite di stamattina, Rossano Ercolini, e poi ovviamente faremo la sottoscrizione del protocollo e ci sarà spazio per le domande da parte della stampa. Grazie.